Questo viaggio sulla dentro o attorno alla felicità chiaramente è un viaggio che a volte potrebbe sembrare, come dire, faticoso, ma la vera felicità si conquista con la fatica. Nulla che sia autentico nella vita non è faticoso. Tutto ciò che è autentico nella vita costa fatica, impegno. E stiamo vedendo come attorno al tema delle felicità non vi è una risposta unica, non c'è la risposta unica. Certamente dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, ma credo che anche da punti di vista diversi, perché ci segue anche qualcuno che potrebbe avere scelte e idee diverse da noi, la felicità per noi è una via, è una strada, cioè Gesù Cristo, è Dio, è il fatto che io mi senta amato sempre da Dio, questo è un motivo di felicità. Certo, per noi cristiani molte volte è più semplice fare questi ragionamenti, ma ahimè, fatemi dire che più delle volte proprio il popolo più triste è quello cristiano. Io ho visto gente felice, certamente li ho visto anche nella chiesa, nelle comunità parrocchiali, li ho visti nelle comunità religiose, ma ho visto anche gente felice che è lontana dalla chiesa, che non crede. Eppure sono felici perché si sentono amati da qualcosa, da qualcuno che loro stessi non sanno chi è, e che donano, e che si donano. Quindi non c'è una risposta facile. Dico questo perché tante email mi chiedono una ricetta sulla felicità. Vedete, se girate per librerie o su internet trovate tante felicità, tante ricette, chiedo scusa. O posso anche dire trovate tante felicità, ma non la felicità. Io rispondo che una ricetta, tra virgolette, della felicità, io l'ho trovata, per esempio, nel Vangelo, e in un testo particolare, nelle Beatitudini. Perché nelle Beatitudini? Perché quel beati i poveri, beati i pacifici, beati i giusti, beati i miti, beati i perseguitati, eccetera, eccetera, incarnano l'essenza di Gesù. E Gesù era un uomo felice, anche sulla croce. Gesù era un uomo e un Dio felice, perché lì ha amato in maniera totale, immensa. Le beatitudini a loro sono la nostra felicità nel momento in cui le viviamo o ci sforziamo di viverle, perché vogliamo assomigliare all'uomo e al Dio più felice di questo mondo, cioè a Gesù. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.